Bumble e tutto ad un tratto scopro che Radio stava spingendo il metodo di Bella. A grande richiesta è tornato il metodo di Bella e mi si sono subito rizzate le antenne, come si suol dire. E vado a fare una ricerca, come mai lo stanno spingendo questo? Quindi prima Radio, adesso anche lo vediamo Telecolor, che è un altro canale dove diffondono questi eroi delle pecore. Poi c'è anche l'amico del Marmotta, poi è stato anche da BioBlu e ha scritto anche un libro dove ci dice come curare, cioè la ricerca della prevenzione e antinfettiva, che presuppone che lui creda nella teoria che se gli uomini si parlano vicino l'un l'altro muoiono. E però tempo fa ce l'avevano promosso il sistema stesso, anche se vabbè, lo attaccavano in qualche modo, però già il fatto che lo promuovevano la stampa, TV, eccetera, e già era qualcosa di sospetto, diciamo. E perché fondamentalmente la cura non fa altro che darti, invece di certe sostanze da mettere nel corpo, perché secondo loro il corpo nostro ha bisogno di queste sostanze, di Bella ne proponeva di altre, di sostanze, ma sempre sostanze, che secondo me non è la strada giusta, diciamo. Secondo me, vabbè. Qui lo vediamo con altri ottimi elementi, diciamo. E ecco, il metodo di Bella ai tempi del Cogliona. Evidenze scientifiche e riscontri clinici nella prevenzione anche, si tratta anche di prevenire qua, loro sono anche per la prevenzione. Ecco qui il sistema stesso che insomma gli dava la mano e facevano tutto questo teatro, eccetera, dove avrebbero, diciamo, testato la sua cura, eccetera. E qui adesso lo vediamo anche in altre parti, posti molto sospetti, diciamo, 100 giorni da pecora. Qui altre riviste, eccetera, che addirittura anche Travaglio ne ha parlato bene. Repubblica, Pretore ordina la cura di Bella per un bimbo malato di tumore. Insomma, i giornali, eccetera, i media, tutti quanti, anche se facevano finta di attaccarlo, comunque, specialmente quelli di destra, ne parlavano bene. Ora, tutti gli articoli insomma ne parlano bene qua. Poi ovviamente c'erano anche quelli che ne parlavano male, come in questo caso qua, quindi ho messo anche di tutto. Però ecco, il fatto che questo individuo adesso che stanno promuovendo ultimamente tutti questi canali di controinformazione, lo vedi anche da TG2, diciamo, dovrebbe far riflettere. E Border Knights e la Sky anche ne ha parlato, l'ha intervistato, e addirittura anche questa guerriera mascherata dice come, insomma, come perché l'hanno voluto nasconderci. Queste sostanze da mettere nel corpo, ragazzi, che ci possono salvare. E qui lo vediamo da porta a porta. E credo che non ci sia nient'altro da aggiungere. Nient'altro, e aggiungo solo questo video. Se mucociliare sono ciglia microscopiche che sono nelle vie respiratorie alte fino ai bronchi. Queste sono immesse in un liquido in cui ci sono degli anticorpi. Se uno respira un virus, che sia il coronavirus o il virus che volete voi, raffreddore, influenza, eccetera, eccetera, questo deve transitare per le vie respiratorie. Ragazzi, questo crede che noi ci passiamo il nemico invisibile e moriamo, e solo la sua cura può salvarci. Secondo me, l'unica cura per salvare l'umanità è staccarsi, non vivere la vita che facciamo. Purtroppo, il tipo di vita che facciamo nella schiavitù in cui ci troviamo, mangiando quello che mangiamo, facendo la vita stressante che facciamo, eccetera, ci porta ad ammalarci. E la soluzione non è
Io non penso che Dio ha creato il corpo umano con che abbia mancanze di elementi, di vitamine, di queste minchiate che questi ci vogliono mettere dentro al corpo, ma semplicemente c'è qualcosa che sbagliamo. Ok, chiudiamo qua.